Andiamo sul palco subito con il prossimo ospite, Alessandro Fusacchia, che è deputato di Più Europa, segretario nazionale di Tormenta. Onorevole. Onorevole, buongiorno. Partiamo in negativo, onorevole, perché dovevo il microfono. Di questo progetto di cui si sta parlando oggi, in Italia e in Comune, c'è qualcosa che non ha compreso? Partiamo al contrario, dalle cose che non le piacciono. È molto difficile dire le cose che non ci piacciono, perché io sono poco abituato a fare il processo di intenzioni. Essendo un progetto che parte e sta partendo in queste settimane, io ero il 3 dicembre all'incontro che citava Alessio prima, a Pascucci, e sto vedendo molta genuinità, e quindi non so che cosa c'è che non mi piace. Sono qui per ascoltarlo, per sentirlo, per vederlo. Io credo che le cose che non ci piacciono si cambiano insieme, quindi questo è lo spirito con cui sono qui. Onorevole, mi consenta una domanda che esula un attimo dal contesto. Quando ha letto quelle prime bozze di contratto Lega Stellato, chiamiamolo così, referendum, l'euro, l'Europa, insomma, che sensazioni ha avuto? Ho la sensazione che abbiano solo voglia di buttarla in caciara e che si stiano preparando a gridare al complotto fra 4, 5, 6 mesi, e potrebbero decidere che è il complotto dell'Europa, il complotto di qualcun altro. La cosa che mi spaventa di più è che ci sono delle espressioni di una violenza tremenda dentro quel contratto. Faccio un esempio solo, quando, che poi ci siamo tutti concentrati su questi 250 miliardi che poi abbiamo tolto il giorno dopo, ci siamo concentrati in uscire dall'euro, su quello che volevo dire. Ma io invito tutti a guardarselo per bene, perché a un certo punto, lo dico perché qui stiamo tra amministratori, c'è una frase che dice che dobbiamo mettere gli agenti provocatori dentro la pubblica amministrazione. Ora, si può fare in tanti modi, per carità, ma l'espressione per cui noi mettiamo strutturalmente delle persone infiltrate nella pubblica amministrazione per capire chi sta corrompendo chi e come, ammesso che sia quello l'approccio per scoprire e combattere la corruzione, è una roba che io l'ultima volta avevo letto nei romanzi di autori della Repubblica Cecoslovacca degli anni 60. Quindi dove stiamo andando, vogliamo dire, se questo è stato permesso? Prego, perché lei è qui oggi invece di essere andato a prendere il sole a Foggia? No, tra l'altro io sto a Firenze, quindi sono un po'... Ah, un po' bene. Nemmeno, quindi, sarei comunque un po' andato a Foggia. No, allora io sto qui, volevo anzitutto ringraziarvi e ringraziare Alessio e tutti gli altri che stanno mettendo, Federico e gli altri che stanno mettendo insieme dalle cuore. Vi dico perché sto qui. Io sto qui perché vi racconto prima brevemente che percorso abbiamo fatto e stiamo facendo con un gruppo di persone che ha costituito Movimenta, con l'idea di movimentare le cose, con l'idea di invitare chiunque a fare il proprio pezzetto in questo momento, in questo passaggio storico molto delicato. In questo passaggio storico molto delicato. Volevo darvi le spalle. Non si preoccupi. Che cos'è Movimenta? Noi siamo partiti un anno fa perché un gruppo di persone che avevano delle esperienze un po' diverse da quelle che stanno dentro questa sala, sono persone che principalmente stavano sia a livello nazionale in alcuni ruoli pubblici e privati in Italia e soprattutto anche fuori in Europa, nel resto del mondo, si sono resi conto che hanno avuto la percezione che questo è un momento storico molto particolare e si sentivano abbastanza solide e, per usare un'altra espressione controversa, vaccinate, e adesso vi dico che cosa intendo per vaccinate, da ritenere che non possiamo sempre aspettare che qualcuno cambi le cose al posto nostro. Io fino a un anno e mezzo fa avevo fatto un percorso, una carriera nella pubblica amministrazione, sia europea che italiana, e mi ero trovato anche in una serie di posizioni interessanti in termini di responsabilità, di potere, diciamo le cose come stanno. E quello che avevo maturato come esperienza e come convinzione era che in realtà eravamo cresciuti, io ho fatto 40 anni quest'anno, eravamo cresciuti, almeno la mia generazione, con una illusione tremenda. E l'illusione tremenda era che la politica faceva tutta schifo, che dovevi starne assolutamente alla larga, perché come toccavi la politica morivi, come toccavi la politica ti corrompevi, e la seconda era che c'era l'alternativa, la soluzione, e che era questa cosa che passa sotto la parola di tecnica, mettiamola così. Il problema è che poi a un certo punto scopri due cose: uno, facendo il tecnico, come io ho fatto per un sacco di tempo, che la tecnica ha un limite che si chiama politica, e che in democrazia, per fortuna, c'è una cosa che si chiama politica che permette di decidere quali sono le scelte che contano. E la seconda cosa è che non è vero che lo spazio di manovra della politica sia ridotto. E mi sembra quasi, come dire, offensivo raccontarlo a voi che fate in molti casi gli amministratori a livello locale.
si è ridotto terribilmente per una serie di cose, ma lo spazio di manovra che c'è ancora è enorme. Il problema è che non riusciamo a sfruttarlo adeguatamente, perché ci siamo assuefatti ad un'altra cosa su cui ci hanno convinto negli ultimi 10-15 anni, e cioè che possiamo fare solo cose piccole, perché non ci sono i soldi, perché non ci sono le regole giuste, perché non ci sono... Il problema è che il conforto che vorrei darci a vicenda è che non è che ci hanno convinto che si possono fare solo cose piccole in piccoli comuni d'Italia, ci hanno convinto che possiamo fare cose piccole pure in grandi ministeri d'Italia, in grandi regioni d'Italia, come se fossimo diventati tutti totalmente incapaci come comunità e collettività di prendere decisioni radicali, di prendere decisioni nette. Ma come facciamo a governare i processi? Questo è il punto da cui siamo partiti. Come facciamo a governare dei processi estremamente complessi? Pensate all'impatto della tecnologia su tutto, sul mondo del lavoro, sulle nostre vite quotidiane. Se noi continuiamo con lo specchietto retrovisore a vedere che legge abbiamo fatto 2, 3, 4 anni fa e dire aspetta che c'è un piccolo aggiustamento chirurgico che dobbiamo fare, mentre noi andiamo verso delle trasformazioni epocali. E in tutto questo c'è la dimensione dell'Europa, perché ovviamente che cosa stava succedendo? Che cosa sta succedendo? Che stiamo tornando con quella cultura per cui ci chiudiamo invece di aprirci. Ora, io mi sono candidato a Movimenta, poi ho fatto un percorso nel corso degli ultimi mesi e abbiamo sostenuto fortemente Emma Bonino e il progetto di Più Europa. Io mi sono candidato nella circoscrizione estera Europa, quindi sono andato a cercarmi i voti degli italiani in Europa, e quindi non devo, penso, stare a spiegare, come dire, da che parte sto su questo, da questo punto di vista. Però vi dico pure che nemmeno a noi che abbiamo fatto una lista delle ultime politiche che si chiama Più Europa ci piace l'Europa com'è. Cioè, non vorrei che ci fossero ambiguità su questo, però un conto è capire che dobbiamo metterci insieme agli altri europei che ci stanno e cercare di riformare un processo che comunque ci ha garantito alcune cose, a partire da pace, sicurezza, diritti, opportunità. Io vengo da una città che si chiama Rieti, qui c'era il sindaco di Latina, quindi gioco semi in casa, 50.000 abitanti. Poi ho fatto l'università a Gorizia, 55.000 abitanti. Poi ho fatto l'Erasmus a Parigi, ho scoperto che esistevano città più grandi di Gorizia. Ora capite che quella terra di opportunità che era l'Europa, perché ti permetteva, io sono figlio di due impiegati in pensione e nipote di quattro contadini, quindi c'era ancora un pezzo di ascensore sociale 20 anni fa, 15 anni fa, che si sta perdendo. Allora l'Europa è stata quella roba lì e noi la dobbiamo ricostruire. Allora il fatto che è diventata una roba che sia un po' incartata, tra virgolette, primo dobbiamo spiegare che dipende dai governi nazionali, che non è che c'è un gruppo settario a Bruxelles che sotto banco blocca o non fa le cose. L'altra cosa è che mentre diciamo che dobbiamo riformare, dobbiamo cambiarla, dobbiamo pure capire che quello spazio è uno spazio di sicurezza e di garanzia per tutti. E faccio solo un breve inciso su questo. Quello che sta avvenendo a livello più globale, purtroppo, è una cosa non piacevolissima, nel senso che ci piaccia o non ci piaccia, qui non è il problema se la Lega e 5 Stelle in questa contingenza storica riescono o non riescono a formare il governo, perché stiamo all'interno di un trend molto più preoccupante, molto più duraturo, molto più carsico. Stanno tornando gli imperi nel mondo, quelli che vincono sono i Putin, sono gli Erdogan. Quindi noi abbiamo la democrazia che sta in difficoltà, in affanno, e in questo contesto di democrazia in affanno, noi, l'Italia, che siamo bravissimi a creare i precedenti, nella storia noi creiamo sempre i precedenti, stiamo creando il precedente più pericoloso di tutti. Cioè fra un anno si vota le elezioni europee e noi rischiamo che sull'onda di quello che sta succedendo in Italia ci sia un effetto tsunami in tanti paesi europei, per cui il prossimo Parlamento europeo sarà il primo Parlamento europeo della storia dove la maggioranza dei deputati che saranno eletti saranno per chiudere il Parlamento europeo. E guardate che rispetto ad una cosa così non torniamo indietro, eh. Non è che poi diciamo ci siamo sbagliati, rifacciamo le elezioni o combiniamo qualche cosa. Quindi perché sto qui? Perché il senso di urgenza che Italia in comune sta cercando, almeno quello che sta cercando di trasmettere a me anche, il senso di urgenza di fare qualcosa adesso è molto reale, molto forte. E quello che io sto dicendo e che stiamo cercando di dire a tutti è che questa è una fase in cui dobbiamo, non nessuno di noi si può più permettere di essere indifferente. A me è piaciuta molto una cosa che ha detto poco fa il sindaco di Latina. Partito, qual è l'etimologia della parola partito? Prendere parte. E ve lo dice uno che per 20 anni ha subito, come dire, il ragionamento che diceva attenzione perché
non devi schierarti, non devi prendere parte, non devi decidere con chi stai, perché la realtà è sempre più complessa di quella che riesci a decifrare. Certo che la realtà è sempre più complessa di quella che riusciamo a decifrare, ma questo è il momento di prendere parte. Ed è bello vedere che molti sindaci civici, molti amministratori che vengono da un percorso molto locale, molto di quella comunità, stiano cercando di, perché io così lo leggo Italia in Comune, stiano cercando di costruire un progetto che dà loro una piattaforma nazionale, dove per definizione esci dalla tua capacità di risolvere un problema molto locale, molto specifico, e ti devi ancorare agli altri su una base valoriale, che è quella che probabilmente serve in questo momento. E quindi noi come movimento che cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di fare quel passo in avanti, come lo state facendo voi, perché abbiamo pensato che il racconto da fare in questo paese è che la politica ci appartiene a tutti e che dobbiamo riappropriarci di questa politica. Perché quello che è successo è che il racconto che era stato messo in giro, che la politica faceva schifo, che non dovevamo entrare in politica, dovevamo fare politica, a un certo punto ci siamo accorti che lo stavano facendo quelli che stavano in politica. Ci hanno costruito un fantastico racconto perché così continuavano a lasciarci fuori. E una volta che hai scoperto il bluff, e una volta che sei che cosa non mi piace e che cosa mi aspetto che non faccia Italia in Comune, che non faccia sconti, però per non fare sconti agli altri non li devi fare a te stesso prima. E quindi mi aspetto che Italia in Comune sia una cosa diversa, perché in questa fase di grande frammentazione, basta vedere quello che è successo ieri senza fare nomi e cognomi, questa fase di grande frammentazione abbiamo bisogno di punti fermi e abbiamo bisogno di punti diversi. Quindi attenzione, perché in questo momento stanno nascendo moltissime cose, anche in politica o anche prepolitiche o anche con velleità politiche. Ma la mia domanda e il sentimento genuino con cui sono venuto qui è che stiamo scommettendo tutti quanti insieme sul fatto che questa cosa qui non è una roba tattica, ma è una roba strategica che vuole costruire un punto di riferimento diverso. Vi dico due ultime cose e poi mi lascio. Una ha a che fare con, per parlare un po' di contenuti, visto che dobbiamo ripartire dai temi. Io vi dico tre cose che a me stanno molto a cuore e una cosa su cui mi piacerebbe che lavorassimo insieme. E l'ho detto già ad Alessio l'altro giorno. Allora, noi stiamo cominciando a prendere di petto tre temi che sono lavoro, impresa e cultura. Però vi dico, chi è che non vuole entrare, chi è che fa politica non si occupa di questi tre temi, vi dico tre frasi molto secche per farvi capire da che parte stiamo noi, così se stiamo dalla stessa parte lavoriamo insieme, se non stiamo dalla stessa parte ci parliamo per capire come arrivare a una posizione comune. Sul lavoro noi abbiamo bisogno, e non a caso l'ho collegato alla parola impresa, noi abbiamo bisogno di capire che, tanto per dirne una, poi si potrebbe discutere anche cosa, il lavoro autonomo non è più la sottrazione rispetto al lavoro dipendente. Cioè non è che esiste il lavoro e poi esiste il lavoro autonomo. Se voi vedete quello che sta succedendo, il lavoro autonomo sta diventando, cioè se è vero che stanno sparendo le fabbriche, forse qualche domanda ce la dobbiamo fare, quindi l'idea di prendere di petto il fatto che le regole in questo paese sul lavoro autonomo sono state spesso delle regole fatte per differenza rispetto al lavoro salariale, è un problema serio, e dal nostro punto di vista abbiamo bisogno di mettere dei diritti direttamente in capo agli individui, ai singoli lavoratori, perché se sta diventando tutto così corpuscolare, i corpi intermedi non necessariamente ci aiutano a risolvere tutti i problemi. Sull'impresa vi dico una cosa molto urticante: io non penso che piccolo è bello, io penso che il nostro tessuto produttivo è stato un enorme valore avere tante piccole imprese. Ma noi abbiamo l'obiettivo e lo scopo di farle crescere queste imprese, quindi noi dobbiamo concentrarci molto sulla crescita aziendale, perché altrimenti troppe piccole imprese non ce la faranno a competere, non ce la faranno a stare al passo. Le piccole imprese fanno molta fatica a fare formazione dei propri dipendenti, quindi come le attrezziamo per stare al mondo? E la terza cosa sulla cultura che volevo dirvi, anche qui per darvi un'espressione, siamo tutti ogni giorno, figuratevi voi e ciascuno di voi, presi molto dalla protezione del patrimonio, no? Della tutela del patrimonio. Ecco, in questo paese sono 30 anni che nessuno discute di produzione di nuova cultura. Ora tutti vogliamo tutelare, dobbiamo tutelare il patrimonio, ma quello che sto cercando di dirvi è che se non creiamo un processo tutti quanti insieme per rimettere in moto il paese, che lo faccia in termini imprenditoriali, in termini di valorizzazione della cultura, della creatività, non andiamo da nessuna parte. Io sono venuto qui per
per tre ragioni. La prima è perché molte persone si sentono spaesate e smarrite, noi abbiamo bisogno di dare tutti quanti un riferimento fermo a queste persone. La seconda è perché mi aspetto che possiamo insieme unire delle forze. Che cosa intendo per unire? Io penso che noi possiamo unire una dimensione territoriale molto forte che voi rappresentate, con qualche pezzetto di riferimento nazionale europeo che noi possiamo mettere sul tavolo. Mi aspetto che insieme possiamo unire quelli come noi che stanno già facendo politica, ma con la scommessa di portare a bordo tante persone che non stanno ancora facendo politica, quelle che stanno lì sul bordo, che pensano che forse è il momento di farlo, ma poi alla fine senza di noi rischiano di non farlo. E la terza cosa, e lo dico non solo perché sono stato eletto in Europa, cioè noi abbiamo bisogno di uscire da questa retorica della fuga dei cervelli. Primo perché non se ne vanno solo i cervelli, ma se ne stanno andando tutti dal paese, quindi cominciamo a rinquadrare un po' il problema. Lo scorso anno sono andate via 280.000 persone, ora è un numero che non capiamo, no? Immaginate, mi sono messo stamattina mentre ero in treno a fare i conti, dove è il sindaco di Latina, immaginate la città di Latina, la città di Rieti, la città di Viterbo e la città di Frosinone che spariscono, perché la somma di queste quattro città fa 285.000 ogni anno. Allora, ci crediamo veramente in questo spazio di opportunità europeo e capiamo come costruire opportunità qui per riportare tutti a casa? L'ultima cosa è che cosa possiamo fare insieme? Secondo me molto. Io penso che abbiamo però il dovere di fare le cose per bene, e chiunque qua dentro capisce a cosa mi sto riferendo, e vi voglio invitare, vi inviterei però a fare una riflessione a partire da un terreno di lavoro comune, che è probabilmente il tema meno sexy su cui si potrebbe fare una campagna elettorale e meno attraente per quelli che stanno fuori da questa stanza, ma io penso che sia il vero tema su cui rimettiamo in carreggiata il paese oppure no, che è la riforma della pubblica amministrazione. E in generale tutto quello che noi abbiamo da fare, io lo capisco che fuori da qua non è che ci capiscono tanto, perché lo vedono come giustamente un mezzo per un fine, no? Non è che uno si appassiona a come funziona un'amministrazione pubblica. Però qual è il valore aggiunto che vedo? Che voi avete una enorme esperienza, mi sembra quasi, come dire, ridicolo quello che sto per dire, di che cosa funziona e che cosa non funziona quando arrivate a guidare un comune e avete una macchina sotto che presenta delle criticità, delle opportunità e delle criticità. Noi abbiamo un po' di contezza di come funzionano i ministeri, tanto per dirne una, e quindi andare a capire come mai si è rotta la cinghia di trasmissione dentro ciascuna delle nostre amministrazioni pubbliche e tra diverse amministrazioni pubbliche, secondo me è un capitolo centrale importante che dobbiamo affrontare, perché è stato in continuazione affrontato, ma è stato sempre affrontato con la miopia di chi pensa che nella pubblica amministrazione sono tutti fannulloni, di chi pensa che siamo condannati a fare col poco che abbiamo, e in una retorica generale molto difficile, perché il primo che ti dice devi prendere una persona nuova nella pubblica amministrazione che magari ci abbia un po' di esperienza del mondo che sta fuori da quella pubblica amministrazione per fare in modo che il tuo comune o il tuo ministero sia una macchina che gira alla velocità del mondo e non alla velocità dell'800, la retorica classica è no, stai assumendo, stai facendo sanatorie, stai facendo assistenzialismo e così via. Quindi noi abbiamo bisogno di sbloccare tutto questo. Per fare questo, quindi mi piacerebbe lavorare su questo con voi. Per fare questo però vi lascio con un aneddoto. Cioè, io penso che noi stiamo in una fase molto particolare, questo vuol dire che dobbiamo essere molto corazzati. Cioè, noi stiamo andando a prendere porte in faccia, stiamo andando a prendere insulti, stiamo andando a prendere, cioè, non ce l'ha ordinato il medico, ma questo significa pure che il momento storico che stiamo affrontando sarà un periodo storico molto duro, soprattutto se domani succede qualcosa o nei prossimi giorni succede qualcosa. Questo momento duro noi lo affrontiamo solo in un modo, indipendentemente dal dettaglio su cui ci metteremo o non ci metteremo d'accordo. Io 8 anni fa ho fatto un colloquio di lavoro a Bruxelles, avevo vinto il concorso da funzionario europeo, sono andato a Bruxelles, ho fatto un colloquio di lavoro. Anzi, dovevo fare più colloqui di lavoro per capire qual era l'ufficio a Bruxelles e dove andavo a finire. E a un certo punto mi sono ritrovato a fare l'incontro che mi ha cambiato la vita. Il lavoro non l'ho avuto, tanto per capirci, cioè non perché l'ho avuto. Perché mi sono ritrovato a fare il colloquio di lavoro con il capo delle missioni civili di pace dell'Unione Europea in giro per il mondo. Quindi mi sono ritrovato al quinto piano di questo palazzo a Bruxelles, di vetro,
con questo militare inglese di 40 anni, con i pantaloni mimetici, molto muscoloso, maglietta attillata verde militare, tazza di tè fumante in mano, quattro computer mobili che si spostavano come i monitor, cioè sembrava un film praticamente. Io sono entrato, leggermente terrorizzato, mi sono seduto e questo gentilissimo signore, con un linguaggio squisito in inglese, ha parlato lui per mezz'ora. E io ho detto, ma colloquio di lavoro, cioè, lo devo fare io, qualcosa che non quadra qua. E lui per mezz'ora, gentilissimo, mi ha spiegato il lavoro, mi ha detto, si fa questo, si fa quest'altro, funziona così. E io pensavo, ma scusa, ma io ho studiato, cioè, non sai mai che fa un colloquio di lavoro e non mi preparo. E non avevo capito ancora. Poi dopo mezz'ora mi ha fatto l'unica domanda che voleva farmi. Mi ha fatto, ti posso fare una domanda? Io, certo, meno male. Mi ha detto, tu lo sai chi sei? Allora io ci ho messo una settimana per capire la domanda e ovviamente non ho avuto il posto di lavoro. Però perché ve lo racconto? Perché che cosa voleva dire quella domanda? Tu ti conosci abbastanza? Se io ti chiamo fra tre ore e ti dico che fra tre ore dobbiamo montare su un aereo per andare in Afghanistan, tu lo sai che cosa dice a tua moglie? Lo sai come ti comporti se quando stiamo in Afghanistan dopodomani salta per aria la camionetta davanti a te? Guardate che non è una domanda banale, tu chi sei, eh? Perché significa quanto ti conosci abbastanza. Ma perché vi racconto questo e chiudo? Perché se noi vogliamo metterci in cammino come stiamo facendo, abbiamo bisogno di avere una risposta molto chiara e molto forte, collettiva, a questo tu chi sei. Perché abbiamo bisogno di sapere prima come ci comporteremo in delle situazioni molto scomode e molto difficili. Io penso che questo spazio qui oggi sia uno spazio molto vaccinato da questo punto di vista e penso che questa sia una delle caratteristiche, se non la caratteristica fondamentale, che ci potrebbe permettere di fare la differenza nei prossimi mesi. Grazie. Grazie.